Buongiorno, no, buonasera. Mi sentite? Adesso per favore mi scrivete un 5, un numero 5 se mi sentite bene. Non lo so, è la prima volta che sto usando questa sala di webinar. Perfetto, perfetto, perfetto. Forte e chiaro, perfetto. Stasera parlerò 10 minuti, non di più. Perché abbiamo due eventi molto molto importanti e volevo comunicare io che abbiamo questi fantastici due eventi. Ancora siamo un po' pochino, però lo so che tra poco arriva la gente, però registriamo. Speriamo che questa volta registrazione possiamo vedere, perché non sempre registra come dovrebbe. Succedere. Il primo evento, adesso, prima cosa che siamo in fase dodicesima e questo video quello che ho messo, abbiamo avuto più o meno un anno fa quando Unibike, è stata presentata. Era una novità incredibile. Mi ricordo l'anno scorso che abbiamo visto tutti quanti con gli occhi così, perché era primo il prototipo al mondo che potevo vedere. Poi siamo andati a EcoFest, dove abbiamo potuto vedere anche con i nostri occhi, e quest'anno finalmente hanno pubblicato la data 4 agosto, che noi possiamo organizzare e andare di nuovo a EcoFest Bielorussia. Questo è veramente fantastico, però non abbiamo tanto tempo perché purtroppo, anzi ho messo adesso a Peschiera, parlerò prima di EcoFest perché ieri ho visto un po' di cose e purtroppo aereo è molto molto limitato. E alberghi ci sono, quello non c'è problema, si può prenotare anche senza pagare. Però aereo dobbiamo scegliere molto molto in breve tempo. Dipende da dove arriviamo. Io guardavo Bologna, Milano e Venezia, più o meno lo stesso orario e lo stessi giorni, costano da 350 fino a 450 andata e ritorno da Italia, Vienna e Minsk. C'è la possibilità di andare da Milano una linea diritta che non serve a fare la scala, però quello dobbiamo informare a Milano. Online non ho trovato quello aereo. Su Booking si può trovare alberghi, io praticamente consiglio sempre dove sono stata l'anno scorso, che si chiama Belarus Hotel. Dopo io farò anche un tipo Zoom dove chi vuole partecipare a questo evento facciamo una riunione e organizziamo il viaggio. Questo hotel per una persona, io ho calcolato solo per me, una persona costa 197 € con 4 notti e colazione. Però sono da sola in camera. Se qualcuno condivide la camera, allora certamente i costi dividono, è più o meno 120 € per una persona. Totale, e quest'anno purtroppo che succede EcoFest in agosto, più o meno servono solo per aereo e solo per alloggio più o meno 550 €. Poi noi con altri gruppi, ungheresi, croati, da Austria e slovacchi, vogliamo prenotare un pullman per noi che porta da Minsk a Marina Gorka dopo, quando saremo lì. E taxi da aeroporto arrivare a hotel praticamente non costa tanto, perché di solito tutte le parti che partiamo dall'Italia, Bologna, Milano, Venezia, arriviamo allo stesso orario in Minsk, perché ci incontriamo a Vienna. Questo
Così praticamente se prenotiamo un taxi o prenotiamo un pullman, se sappiamo quanto ci siamo, lì non costa tanto praticamente neanche taxi, neanche il pullman, così quello momento possiamo organizzare. Quello che è molto molto importante è decidere in tempo, perché purtroppo questo evento... Non purtroppo, sono tantissime persone anche dall'Italia che vengono quest'anno e aerei non ci sono tanti, dobbiamo prenotare. Poi un'altra cosa, la mia esperienza che l'anno scorso io ho prenotato e ho comprato anche assicurazione. Assicurazione praticamente si può comprare in aeroporto a Minsk per pochissimi soldi. Invece se prenotiamo qua in Italia 25 anche 30 euro chiedono. Invece lì ho pagato 5 euro per tutto, tutto copre praticamente il nostro, se qualcuno succede che deve andare in ospedale, come l'anno scorso è successo purtroppo con una persona, questo praticamente copre il servizio. Però chiedo a tutti quanti, riuniamo adesso perché non è semplice organizzare un gruppo, andare in Bielorussia. Uno perché c'è la dogana, c'è il comunismo là e non è semplice entrare. Importante avete il passaporto, quello che non scade quest'anno. 6 mesi non deve scadere perché purtroppo non fanno entrare. E altro importante che volevo dire, EcoFest. Allora, uno che dobbiamo creare un chat o riunire solo con quelle persone che vogliono venire, perché dobbiamo prenotare prima possibile, poi dopo organizziamo tutto quanto, come andare al campo. Poi un'altra cosa. Già dobbiamo comprare e possiamo comprare il biglietto con 25 dollari questo mese, dopo sempre aumenterà. Questo biglietto noi dobbiamo stampare e portare perché c'è il codice, la barra di codice che loro vedono. C'è un casino quando non c'è, perché è successo anche l'anno scorso. Poi un'altra cosa, se qualcuno vuole le magliette, si può ordinare anche berretti, c'è la possibilità ordinare anche dall'azienda, sul sito si può trovare, anche ai costi, ieri ho guardato una maglietta, un polo, tipo polo, costa più o meno 15 euro, e il cappellino non mi ricordo più. Però io ancora sto aspettando un'azienda che sta facendo le magliette. Magari potremmo fare le magliette qui in Italia che non dobbiamo ordinare da Russia. Però mi servirebbe anche questo, una conferma, una lattaglia e che tipo di magliette vogliamo. Poi logo certamente mettiamo quello ufficiale, perché c'è quello con il collo e c'è quella maglietta normale. Chiedo a tutti quanti, soprattutto chi hanno i gruppi, comunicare questo perché abbiamo pochissimo tempo. Ok, questo era di Bielorussia. Più o meno allora potete contare a persona con tutti i costi perché mangiare lì non costa tanto, 650 euro perché è estate e 5 giorni, 4 notti. Poi quello che vorrei ancora parlare un attimino, poi parlare tu Claudio perché il progetto sei molto più bravo a presentare. E questo evento di 9 giugno, anche questo è quasi qui, molto molto breve tempo che arriva e noi dobbiamo capire più o meno quanti ci siamo. Settimana scorsa sono stata, no, 2 settimane fa sono stata in Zagabria e praticamente František Stolar mi ha confermato che viene in Italia a fare una presentazione
Lui è una persona molto 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 importante a Capital e in Europa. Pensate che il mio upline, che si chiama Stefan Bozza, è suo prima linea praticamente Francis Axolair. Loro due hanno iniziato questa attività in Europa, in Slovacchia. Francis Axolair è un membro del consiglio di amministrazione di Skyway Capital, più curatore, anche curatore regionale di Slovacchia e la Repubblica Ceca. Fa una paura veramente quando lui lavora, ha materiali fantastici e capisce tutto. È molto molto importante che sentite quando un europeo parla per una conferenza, perché è molto molto diverso, perché loro pensano come pensiamo noi, invece russi un po' sono diversi, sono bravissimi, però sono molto molto diversi. Io quando frequento la sua conferenza, quando Solar fa presentazione, imparo tantissime cose, veramente. Poi certamente lui parlerà in ungherese, perché slovacco io non capisco. Poi certamente troviamo un traduttrice in ungherese e italiano. Poi altri molto molto importanti persone che ancora vengono e hanno dato la conferma, Vladimir Maslov, che sa tutto dove la struttura dell'azienda e come registrano azioni, tante cose che lui fa spiegare quando fa la conferenza. Inetta Azzane, che è una bellissima donna e anche brava donna. Lei di solito parla del marketing, come possiamo raccogliere più persone e più, più semplicemente. E certamente c'è Franciszek Szolár, arriva anche il mio sponsor, László Szivos. E poi ancora, non lo so, probabilmente arriverà anche Sergei Sibiriakov, però lui ancora è in viaggio perché stanno facendo il platform per Skyway Coin. Hanno detto che in questo mese mi confermano che magari può venire e lui potrebbe raccontare e spiegare tanto del platform di Skyway Coin. Ecco, questo evento dura un giorno. E ho cercato di mettere insieme tutti quanti, magari dare più informazioni anche il pomeriggio. Poi certamente abbiamo lasciato lo spazio per le domande. Però anche qua dobbiamo capire quanto ci siamo, perché io domani vado a Peschiera, è vero, non ho detto dov'è. Peschiera il 9 giugno, è un hotel molto 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 bello. Se dopo magari qualcuno vuole anche fare un bagnetto, c'è una bellissima piscina, si può. E magari prendiamo con tutti i direttori un spumante vicino a piscina, non lo so, vediamo. Dobbiamo capire quanto ci siamo, perché devo prenotare la sala, perché ancora si può cambiare anche le sale. Se non siamo così tanti, allora posso cambiare. Poi chi vengono più lontano e vogliono venire già venerdì sera o rimanere da sabato, venerdì, domenica, scusate, da sabato, che non vogliono ritornare e vogliono magari dormire al luogo. Anche questo chiedo gentilmente, dobbiamo sapere perché l'hotel mi ha dato un prezzo molto molto bello e conveniente chi dorme là. Però se non so i numeri, allora praticamente si può prenotare dopo un prezzo pieno, perché sappiamo che giugno già è una stagione. Ecco, questo che volevo comunicare in breve. Poi
Mi sentite? Mi date una conferma perché vedo che non... Forse non mi sentivate. Mi sentite adesso? Allora, stavo dicendo, ripeto, adesso sì, ok. Allora, ripeto un attimo quello che stavo dicendo. Siccome è importante che diamo una risposta all'organizzazione che Beata sta portando avanti, che ringrazio di nuovo per questo lavoro dietro le quinte, e dobbiamo fare in modo che ci sia una grande partecipazione perché ovviamente ci sono dei direttori che si prendono l'impegno di venire in Italia a dare ulteriore informazioni e consapevolezza sul progetto. Quindi chiedo chiedo chiaramente un sollecito da parte di tutti di dare la conferma di chi è presente, quante persone indicativamente porterà a vedere questo progetto, perché chiaramente ci possono essere persone nuove che si affacciano a questa grande realtà e quindi è necessario che ci siano tutte le persone in organizzazione per portare una enorme partecipazione a questo grande evento. Giornata, come dicevo, beh, è praticamente un'intera giornata dalla mattina con la registrazione alle 10 fino ad arrivare alla sera 18:15, premiazioni, chiusure. Dopo aver fatto le domande direttamente ai direttori. C'è un altro ospite molto importante di cui parlava Bea, che è stato invitato e viene in occasione perché comunque è all'interno della direzione di Skyway Capital ed è una persona che è molto influente. È un regionale sulla Slovacchia e la Repubblica Ceca e qui, se non ricordo male, sono questi due paesi e comunque è stato uno dei primi a partire nel progetto Skyway in Europa. Bene, a questo punto partiamo con la nostra presentazione. Ci sono un sacco di informazioni e quindi vediamo di partire con quello che è Skyway, la nuova generazione di trasporto. Allora, di cosa parliamo questa sera? Mercato dei trasporti nel XXI secolo, un pochino di storia. Progetto Skyway e il nuovo centro tecnologico. Il nuovo centro tecnologico sappiamo che sarà negli Emirati Arabi, a seguito dell'evento sulle città future, e quindi le città lineari e sostenibili. Poi c'è ovviamente la sezione opportunità con Skyway Holding e poi riassumerò gli eventi nazionali ed internazionali che ci saranno quest'anno e in prossimità proprio di questo mese ci sarà un evento nazionale o perlomeno locale organizzato dall'ingegner Angelo Lucenti, che ringrazio, con la partecipazione anche di Antonio Rancati e tutti i siciliani che vorranno essere presenti, perché è comunque un evento che si terrà in Sicilia proprio questo mese. Bene, passato e presente, passato e presente, o perlomeno passato e futuro che è poi il presente. Allora, se noi andiamo a valutare qualunque tipologia di settore, che può essere quello automobilistico, quello dell'energia, quello del sistema economico-finanziario, quello del sistema comunicativo, tecnologico, tutto quello che vogliamo, c'è dal passato al presente è un'enorme evoluzione. Questa evoluzione non è affatto ferma,
anzi, si va sempre più veloci e quindi dobbiamo essere preparati al cambiamento. Quindi ogni giorno c'è un'accelerazione al cambiamento. Quindi dobbiamo essere bravi a seguire questo cambiamento, a capire cos'è che sta cambiando, perché altrimenti se noi non facciamo un passo avanti e capiamo queste cose, ci sarà comunque sempre qualcuno che lo farà questo passo avanti e quindi di certo se noi rimaniamo fermi andiamo indietro. Questo è un po' il concetto. Vediamo perché in particolar modo nel settore dei trasporti in questi 100 anni di cambiamenti, nonostante ci siano questi cambiamenti, questa evoluzione della tecnologia, c'è comunque bisogno di un radicale cambiamento nel sistema dei trasporti. Perché? Perché in questi 100 anni, questo secolo, ultimo secolo, ci sono stati diversi fattori che portano a dire che bisogna fare un radicale cambiamento nel sistema dei trasporti. Allora, innanzitutto c'è una tecnologia che è avanzata e quindi siamo passati da una locomotiva a vapore a un treno a lievitazione magnetica, quindi anche qui c'è un processo di evoluzione tecnologica, ma non è altrettanto vero da un punto di vista di infrastrutture. Le infrastrutture sono ferme da quando sono state inventati i binari e siamo rimasti fermi a quella situazione o poco più. E il futuro ovviamente ha bisogno di un cambiamento radicale. Perché? Perché chiaramente il discorso dell'aumento demografico ha portato quindi a un'inefficienza anche delle infrastrutture preesistenti. Tempi di attesa enormi, quindi se noi dobbiamo prendere un aereo, prendiamo l'aereo, è velocissimo, però abbiamo un tempo di latenza, un tempo di preparazione al volo, un tempo poi di scalo e via dicendo. Insomma, ecco, qualunque sia la tipologia di mezzo, abbiamo dei tempi di attesa, delle congestioni nel traffico automobilistico. E via dicendo. Quindi ci sono enormi problemi che si sono stati amplificati da questa situazione. Ovviamente abbiamo anche un costo delle merci di trasporto notevole e tempi molto lunghi per spostare faccio un esempio, merci dal Medio Oriente al continente asiatico al nostro continente europeo. Quindi ci sono tempi lunghi di attesa, spedizioni che sono veloci, ma comunque sia ci sono delle merci che hanno bisogno anche di un mese di tempo per il trasporto. E quindi questo va a pesare notevolmente anche sui costi. L'aspetto poi è ovviamente più importante, che oggi se ne parla sempre di più, è l'inquinamento dettato da questi mezzi di trasporto che utilizzano carbon fossile e le auto che utilizzano principalmente sono diesel, ma anche quelle a benzina, hanno e stanno creando uno smog molto molto dannoso, soprattutto per i bambini che nella giovinezza sono i più delicati e queste polveri sottili che si formano con la combustione vanno a generare grossi problemi ai nostri apparati, ai nostri organi e quindi abbiamo dei problemi notevoli. E pensate che c'è stato un incremento molto alto della mortalità infantile, delle nascite premature e via dicendo. Quindi c'è un grosso problema, il problema delle polveri sottili. Quindi tutta questa complessità di situazione che siamo arrivati
nonostante ci sia una tecnologia in forte avanzamento, ha portato anche problema, qualche domanda sul futuro. Ebbene, il futuro non è poi così incerto. Perché? Perché possiamo utilizzare un sistema di trasporto di secondo livello, il cosiddetto trasporto su una struttura a stringa, proprio detta da Skyway. Skyway è quindi una tecnologia innovativa che si adatta perfettamente al luogo, alle condizioni ambientali e reali, che permettono di viaggiare ad altissima velocità, in massima sicurezza, facendo altro, cioè non siamo noi i diretti interessati a utilizzare, a guidare il mezzo è autogestito, quindi viene fatto funzionare in modo automatico e ovviamente sotto il controllo delle persone. Può raggiungere luoghi inaccessibili ad oggi da altri mezzi di comunicazione e con un minimo impatto ambientale, perché i luoghi, i terreni che sono attraversati da queste infrastrutture possono essere continuamente utilizzati e quindi si può utilizzare e far lavorare il terreno sottostante, perché questa tecnologia rimane in armonia con l'ambiente. Non ci sono ripercussioni sulla salute, il miglior rapporto costo-beneficio. Quindi questi sono tutti i presupposti che fanno sì che questi grossi problemi vanno a essere completamente risolti nell'utilizzo di queste infrastrutture nuove di Skyway Technology. Da dove partiamo con l'idea di Skyway? Dal 1987, quando Juninski, Anatoly Juninski, ebbe l'idea di creare un dispositivo che permetterà di sollevare in orbita attorno alla Terra milioni di tonnellate di merce senza usare i razzi a propulsione, quindi meno carburante, meno inquinamento, meno costi e possibilità di trasportare le merci nello spazio. Ha lavorato attivamente per tanti anni sulla prima generazione di tecnologia a stringa, ed è proprio la tecnologia che permetterà di muoversi in secondo livello, quindi la strada in aria, per così dire, Skyway, che permetterà di viaggiare molto più in sicurezza, perché si evitano gli incroci, si evitano le congestioni, minore riduzione degli incidenti e quindi maggiore sicurezza, e potremo viaggiare più velocemente in ogni luogo e in ogni parte del mondo. Juninski ha un background di alto valore, è un autore di 18 libri, 200 articoli scientifici, ha fatto più di 140 invenzioni, progettista di grattacieli, infrastrutture ecologiche, quindi sistemi che vanno verso l'utilizzo di energie solo rinnovabili, 100% rinnovabili, no gas, no altri sistemi che sfruttano il carbon fossile, e ha avuto ovviamente di conseguenza di tutto il lavoro che ha portato avanti con la sua azienda, la Juninski String Technology, ha raggiunto anche dei premi molto importanti, come il Golden Chariot, che è il riconoscimento del progetto dell'anno nell'industria dei trasporti. Quindi Juninski, con tanto rispetto, è veramente importante. Apro una parentesi che secondo me è la chiave di volta di tutto quello che è il processo di cambiamento a livello economico. In questi 30 anni, negli anni 90, quando è partita Internet, Internet si è sviluppata, abbiamo aumentato la banda, adesso si usa la fibra ottica, quindi l'internet ha una capacità di trasmissione in tempo reale di enormi quantità di dati. Questo ha fatto sì che si è raggiunto un livello molto robusto
di interconnessione, se vogliamo, quasi già dei territori sviluppati, meno su quelli sottosviluppati, comunque sia internet è in grado di trasmettere simultaneamente enormi quantità di dati. Queste enormi quantità di dati sono proprio quei dati che permetteranno di andare a gestire un trasporto non solo di comunicazione, ma anche il trasporto appunto di secondo livello, che è Skyway, quindi un trasporto non solo di dati per la comunicazione, ma anche un trasporto energetico, perché no? Energia rinnovabile al 100%, e un trasporto di cose, chiaramente, perché con una struttura planetaria che si va a sviluppare, si può trasportare le cose, quindi le merci, si vanno a ridurre i costi, i tempi di attesa, si trasportano ovviamente animali, si trasportano le persone, quindi si va a definire un sistema di comunicazione internet delle cose in cui l'uomo è al centro di tutto, nel rispetto ambientale con il riuso delle tecnologia, il riciclo chiaramente dei materiali che non ci si può più permettere di andare a sprecare, con l'utilizzo del 100% di energie rinnovabili, perché oggi la chiave importante dell'economia è la distribuzione del potere d'acquisto, del valore, quindi un'economia distribuita, non più capitalizzata, con tre cose importanti: la comunicazione, quindi attraverso il sistema internet, le energie rinnovabili e i trasporti di secondo livello. Qui ho schematizzato come sarà questa rete internet delle cose. La Global Transnet UK Ltd è una rete globale che Iuninski ha già visionato da tempo e vorrà attuare. Cioè, sarà una rete globale che permetterà di muoversi in tutto il mondo attraverso la linea Skyway. Ci saranno diversi punti di snodo. Questi punti di snodo saranno chiamati eco house, case ecologiche, ma case ecologiche intese nei punti di snodo dove ci saranno linee con caratteristiche diverse, e tutta la mole di dati che passerà su questi nodi sarà gestito dal sistema della blockchain. Blockchain open source, cosa vuol dire? Sorgente aperta ad alte prestazioni per l'utilizzo dell'infrastruttura di trasporti per una qualsiasi dimensione, con un'enorme quantità di informazioni digitali che devono essere trasportate. Comunque, questa è una premessa che vado a denunciarvi, ma ci saranno degli enormi sviluppi in seguito. Ecco, l'eco house, la nostra casa del futuro, come i punti di snodo tra trasporto urbano ed extraurbano, a velocità diverse, e città lineari, e palazzi che sono comunque dei punti di snodo, ma con un concetto che la costruzione degli edifici si va a diciamo integrare in modo quasi perfetto con la natura. Ecco, questo è un po' il concetto della Transnet. Bene, adesso le varie fasi di sviluppo di test e lancio della prima versione della piattaforma di Transnet sarà inclusa nel 2018. Queste sono informazioni ufficiali che si trovano nel sito transnet.io. Adesso qui non l'ho segnato, ma lo aggiungerò, e quindi avrete modo anche voi di andare a leggere queste informazioni. Comunque sia, non mi soffermo su questa cosa perché andiamo avanti, ne riparleremo nei prossimi webinar. I vantaggi di Skyway. I vantaggi di Skyway sono quelli di andare a risolvere i problemi che i trasporti odierni hanno generato. Quindi, rispetto all'ambiente, basso
basso consumo di energia elettrica, quindi viene ottimizzata la gestione e il consumo di energia, riduce i danni all'ambiente, minima occupazione della terra fertile. È economico perché costa 2 volte in meno rispetto alla linea ferroviaria, 4 volte in meno rispetto alle autostrade. Si riducono i costi di gestione, di manutenzione. È molto sicuro perché evita le congestioni, evita gli incroci, i semafori e quindi evita un sacco di incidenti. Ogni linea è chiaramente percorsa in un solo verso, non ci può essere possibilità di collisione tra gli abitacoli. Quindi abbiamo un sistema molto sicuro che va anche a sovrastare i limiti che ci possono essere ai cambiamenti climatici odierni, come alluvioni, acqua alta oltre 10 metri, terremoti, scala Richter 10, tsunami, onde 20 metri di altezza e venti forti fino a 250 km/h di velocità. Quindi aggiungo 20 bufere di neve e ghiaccio, sono situazioni che Skyway va a eliminare proprio perché è sopraelevato da terra e quindi non ci sono limiti di funzionamento anche in circostanze molto estreme dell'ambiente. L'interconnessione è importantissima perché andrà a fare dei collegamenti strategici tra le infrastrutture preesistenti, tipo aeroporti con i porti, aeroporti con le stazioni, punti nevralgici delle città con stazioni dei treni e via dicendo. In più si possono sviluppare linee in territori difficili da raggiungere, in che modo? Attraverso la robotizzazione dei droni, tra cui uno sarà presentato proprio all'Ecofestival quest'estate. Quindi l'aspetto importante è che se noi spostiamo la comunicazione, i movimenti delle persone, delle merci in secondo livello, eviteremo molte superfici utilizzate sul territorio e quindi potremo ribonificare quelle superfici che sono state costruite per fare strade, per fare ferrovie, ponti e quindi la ribonifica di superfici dove per un metro quadro abbiamo speso 1.500-2.000 dollari, per ribonificarlo basta semplicemente un costo di 30 dollari al metro quadro. Tutto il mondo cerca soluzioni, non c'è solo Skyway, ci sono altre soluzioni. Tra le principali ricordiamo Hyperloop e Skytran. Va precisato che Hyperloop è ancora in fase sperimentale, ci sono proprio delle prove più di simulazione. Adesso c'è un prototipo in America non mi ricordo se 100-200 metri è proprio un prototipo e quindi siamo ancora molto indietro con questi sistemi anche perché il loro limite è il prezzo, sono molto costosi. Skytran è simile a Skyway con il limite che deve essere su linea pianeggiante, quindi linee pianeggianti e hanno una velocità che è la metà rispetto a Skyway. Comunque sia, gli esperti di economia rappresentano un pochino il settore dei trasporti di secondo livello, così suddiviso il 50% Skyway, il restante 50% suddiviso tra Hyperloop e Skytran. Questo è un pochino l'analisi. Se noi andiamo però a vedere il confronto, la velocità chiaramente il più veloce di Hyperloop, la sicurezza è abbastanza alta per
per tutti. Quello ovviamente più veloce ha la sicurezza più moderata, che è appunto l'Hyperloop. Da un punto di vista economico, ovviamente, non possiamo pensare di fare una rete globale, una Transnet con l'Hyperloop, perché costa 100 milioni di dollari a chilometro, contro i 6 di Skytran e i 3, 8, i 3 dai 3 agli 8 di Skyway. Perché dai 3 agli 8? Perché dipende dalla tipologia di linea. Sappiamo che Skyway ha quattro tipologie di linea. Ovviamente sono tutti eco-friendly, quindi tutti devono assolutamente rispettare il discorso delle energie rinnovabili. L'adattabilità, su qualunque territorio, Skyway è adattabile, quindi si può utilizzare in qualunque situazione estrema, montagna, giungla, mare, deserto, mentre tutti gli altri hanno bisogno di terra pianeggiante, non possono andare su situazioni estreme. Qui abbiamo un confronto con la metropolitana, quindi andiamo veloci. Alcuni esempi importanti di differenza è il ritorno dell'investimento, che per la metropolitana è più di 40 anni, per Skyway è dai 5-7 anni. Altro aspetto importante è che i tempi di attesa della metropolitana 2-8 minuti contro i 15-20 secondi, minimo anche 2 secondi, dell'unibike di Skyway. Ecco, per intenderci, poi potremo andare in dettaglio più specificatamente sul confronto tra metropolitana e Skyway e in altre occasioni. Confronto con altri tipi di trasporto, questo è un riassunto di quello che abbiamo già detto. Se noi andiamo a fare il confronto tra le diverse modalità di trasporto sul capitale investito, inquinamento dell'ambiente, incidentalità nei trasporti, spese di esercizio, possiamo notare che nell'istogramma abbiamo che il colore verde rappresenta Skyway, e Skyway è nella condizione migliore in entrambe le quattro situazioni che noi andiamo ad esaminare. Vedete invece il mercato del trasporto fino al 2100. Potete notare come dal 1880 1900 si è cominciato a vedere una crescita delle strade per le automobili, per arrivare a un massimo, a un picco oggi di 36,5 milioni di chilometri, no, di più, 42 milioni di chilometri per le auto, mentre avete visto come le strade rotabili, diciamo così, sono rimaste pressoché uguali. Non c'è stata un'enorme espansione di queste strade, ovviamente, su binario. Questo grafico è molto significativo, perché proprio nel nostro periodo possiamo vedere come ci sarà d'ora in poi un calo dei chilometri delle autostrade. Questo indica che la sostituzione, quindi, delle strade con le linee Skyway, quindi la ribonifica delle strade a fronte di conquistare di nuovo un terreno fertile per l'agricoltura, per l'ambiente in cui viviamo e così via. Tutto questo gap che ci potrà essere nel 2100, è indicativamente rappresentato con un valore economico di 146 trilioni di dollari. Quindi da qui in avanti avremo una migrazione tra le strade, le automobili e Skyway. Componenti della tecnologia Skyway sono diversi, sono tanti, messi insieme generano una infrastruttura
struttura. Qui vedete una sezione della struttura corda, costruita da elementi tesi. C'è una speciale miscela di calcestruzzo, di materiali di riempimento e via dicendo. Insomma, queste infrastrutture, con questa superficie piatta dove appoggia la ruota d'acciaio dei mezzi che si muovono su queste infrastrutture, permette di avere una riduzione della potenza necessaria allo scorrimento da 1100 kW a 9,2 kW, quindi la bellezza di 100 volte, un ordine di grandezza di 100 volte in meno di potenza necessaria per muovere questi veicoli. Quindi è veramente importante. E un altro aspetto importante è la riduzione del materiale necessario per le infrastrutture. Se per un ponte il peso proprio della struttura presenta il 90% del carico, il ponte realizzato con, quello classico intendo, mentre invece il ponte realizzato con tecnologia stringa ha il peso proprio della struttura stessa, rappresenta solo il 10% del carico. Quindi la tecnologia stringa diminuisce per ben 15 volte la quantità di materiale necessario e i costi rispetto ad una struttura tradizionale. Quindi affidabilità, sicurezza, antideragliamento sono tutti elementi che portano a dire che questa tecnologia esiste, è stata realizzata, l'Unibus sarà presentato alla Fiera di Berlino, l'Unibike è stato portato alla fiera, alla fiera delle città, all'esposizione delle città del futuro, ed è l'Unibike che è stato visto da molti rappresentanti che erano presenti a questa fiera dell'innovazione tecnologica per le città del futuro. Bene, Unisco ovviamente, come ha fatto a portare alla ribalta questa tecnologia? Ha creato una pianificazione che dal 1978 si è partiti con la progettazione, è arrivato nel 2014, è iniziato lo sviluppo tecnologico, la costruzione delle linee, la costruzione della fabbrica e quindi delle linee di produzione, dimostrazione e certificazione. Abbiamo già tre certificazioni importanti, quindi l'Unibike, l'Unibus e l'Unitrack, l'Unitrack in fase di testing nell'assemblaggio, e sta per essere concluso tutto l'anello della linea necessaria per fare poi i test su pista. E oggi siamo nella situazione in cui abbiamo dei progetti locali, già una decina in India, tanti altri già pronti per altri luoghi. Manca solo la linea ad alta velocità, che è stata assegnata al polo, nuovo polo tecnologico negli Emirati Arabi. Quindi la fase di sviluppo di queste linee è partito con il primo test vicino a Mosca, a Ozeri nel 2001, dove Uniski ha fatto delle prove di carico, e per poi passare a una ha cercato di sviluppare questo parco in un paese che poi ha ostacolato questo sviluppo, e infine 3 anni fa è partito con l'Ecotecnopark in Bielorussia. In Bielorussia vedete qua l'immagine, ci sono tre linee, due ad anello chiuso, una terza che è quella con la struttura stringa rigida che sostiene l'Unibus, sosterrebbe anche il mezzo ad alta velocità, ma è stato ridotta la sua lunghezza, era previsto 16 km e credo che sia 1,8 km,
perché ovviamente l'alta velocità viene, è stata spostata nello sviluppo del nuovo polo tecnologico negli Emirati Arabi. Quindi l'Eco Techno Park è, se vogliamo, ufficialmente sarà finito nell'inaugurazione dell'Eco Festival in agosto, ma chiaramente siamo agli ultimi step, per così dire, e in questa fase ovviamente è stato anche sviluppato l'azienda di produzione dove c'è l'assemblaggio delle linee e così via. La forma economico-finanziaria che ha portato a questo banco di prova mondiale è stato quello dei precontratti per la vendita del sistema di trasporto Skyway per una montata di 180 miliardi di dollari. Poi con il crowd investing, la forma di raccolta fondi da parte di cittadini, privati, aziende, si è raccolto altri 200 milioni di dollari, quindi il finanziamento necessario per la totale realizzazione dell'Eco Tech Park. Quindi ognuno di noi che viene a conoscenza di questo progetto può partecipare al contributo di questo parco. Crowd investing equity, cosa vuol dire? Vuol dire che a fronte di un versamento, di una donazione, avete in cambio delle quote societarie. Sono quote, non sono azioni, perché questo non è un prodotto finanziario, ma sono azioni che sono quote che diventeranno azioni nel momento in cui l'azienda le lancerà in borsa. Ecco, questi sono alcuni paesi che hanno fatto i preordini per l'utilizzo della tecnologia Skyway, l'Europa, l'Australia, la Russia, gli Emirati Arabi, Vietnam, Bolivia, India, eccetera, eccetera. Anche l'Italia comincia a essere interessata a queste linee, a questi progetti. Stiamo lavorando su diversi progetti anche qui in Italia, ufficialmente. Ci sono già stati degli incontri, di recente una delegazione di San Marino è andata a Minsk ad approfondire per un progetto di linea e così via. Insomma, siamo in work in progress su progetti molto interessanti anche in Italia. L'Eco Technopark, quindi, l'anno scorso, nel 2017, c'è stato il secondo Eco Festival, è stato visitato dalle delegazioni di imprese e autorità di 50 paesi e quindi con un totale di circa 5.000 persone, quindi dalle 800 del 2016 a 5.000 del 2017. Quindi vedremo quest'anno l'evolversi di questo festival. Questa è la parte di linea dell'Eco Technopark in fase di conclusione dell'installazione. Vengono utilizzate energie solo rinnovabili e qui vedete alcune foto delle linee che sono già presenti nell'Eco Technopark. Qui i track in fase di testing e queste invece sono simulazioni di linea Unitrack su un trasporto merci nel polo industriale. Questo è chiaramente un'evoluzione, un'applicativa dell'Unitrack, quella di trasportare i container. Quindi il nostro problema, sotto abbiamo un problema, traffico, congestione, incidenti, ritardi delle spedizioni, qualità delle merci, se vogliamo, più scadenti perché fanno percorsi più lunghi, raccolti di alimenti più indietro, nel senso che non sono così mature, non c'è una maturazione naturale. E invece sopra vedete la soluzione, i container vengono passati da un punto A a un punto B, che può essere un interscalo, può essere una nave nave merci che scarica, e vengono trasportati in sicurezza, velocemente, senza inquinare, senza ritardi, e quindi tutto nell'ottica di ridurre l'inquinamento, la congestione, i morti e così via.
Ecco, questo è un pochino lo scenario. Quindi Skyway è una soluzione unica, veloce e poco costosa. Costruire porti inaccessibili. Ecco, queste sono altre applicazioni via mare e così via, insomma. Qui vedete un esempio di linee unibus lungo la riva di un fiume su una, diciamo, su un marciapiede, quindi non va a intaccare il suolo e nello stesso tempo possiamo sfruttare lo spazio in altezza. Le varie tipologie di trasporto urbano, merci, extraurbano, ad alta velocità chiaramente hanno caratteristiche diverse in termini di velocità, capacità di trasporto e distanze. Qui è riassunto un pochino le caratteristiche di tutto. Ecco, in questi 3 anni di sviluppo in Bielorussia dell'Eco Technopark, che viene finanziato dai precontatti dei paesi e finanziato dalle persone che credono in questo progetto e avranno un grosso regalo, premio, quando l'azienda andrà a concretizzare il lancio in borsa, ha portato anche uno sviluppo della società Skyway Technology con una propria produzione sperimentale attraverso professionisti impegnati in uffici di progettazione con più di 100 costruttori e ad oggi questa realtà importante rappresenta 400 persone qualificate che lavorano attivamente su questi progetti. Qui vedete alcune foto della fabbrica Skyway, dei vari modelli di veicoli che vengono comunque realizzati e testati. La Federazione Russa e il Ministero dei Trasporti ufficialmente hanno riconosciuto Skyway come una tecnologia innovativa. Abbiamo il TUV, che è il sistema di gestione secondo l'ISO 9001-2015, che ha dato esito favorevole per Skyway. Skyway è entrata anche è diventato un membro dell'Associazione Internazionale delle Pubbliche dei Trasporti il 16 febbraio 2018, quindi sono certificati molto importanti. Qui invece Skyway Technology è stata premiata come tecnologia dell'anno in Bielorussia. Ecco, queste sono un pochino tutte le fasi importanti. Da un punto di vista di visibilità, di far conoscere la tecnologia, quest'anno oltre alla Fiera Minsk l'anno scorso a novembre, quest'anno ha partecipato già a 3 importanti momenti dove viene esposta le migliori tecnologie per i trasporti. Si è partiti con la Thailandia, poi dopo l'Indonesia in marzo e poi negli Emirati Arabi l'esibizione di Skyway alla Mostra delle Città del Futuro, dove la conclusione è stata quella di dire che non ci può essere una città del futuro con un sistema di trasporti vecchio e obsoleto come sono le infrastrutture odierne. Qui vedete gli arabi che sono sull'unibike, che è stata proprio esposta fisicamente a questa mostra delle città del futuro. E da questo evento qui c'è stato un importante accordo tra le parti, Skyway e gli arabi, per creare un punto di partenza, cioè di arrivo, se vogliamo, dopo la costruzione dell'Eco Technopark, cioè le basi per una nuova infrastruttura globale. Questo centro tecnico, polo tecnologico, chiamatelo come volete, sarà su un territorio di 22 ettari, prevede 2 km di linea per le linee leggere, quindi infrastruttura flessibile e semirigida, mentre invece 25 km di linea per
quello che riguarda la linea rigida per il trasporto ad alta velocità per testare la velocità fino a 500. E queste sono un pochino la nuova opportunità per una tecnologia e per un nuovo sviluppo economico e tecnologico e l'incremento della velocità e dei volumi di trasporto delle merci pesanti. Ecco, questi sono gli obiettivi che si sono prefissati con questo nuovo polo tecnologico negli Emirati Arabi, i quali hanno assorbito la fase 11, stanziando comunque 25 milioni di dollari, che è l'operazione economico-finanziaria per andare a concludere la fase 11. Oggi siamo in fase 12 e a breve parleremo un pochino di questa fase. Qui ci sono degli accordi stati realizzati l'anno scorso, Roduc insieme a Uninski si sono già incontrati diverse volte per costruire 40.000 km di linee Skyway intorno all'Australia per 57 miliardi di dollari australiani. L'anno scorso c'è stato un importante contratto per un ammontare di 922 milioni di dollari che include tre progetti che verranno realizzati in tre diversi stati indiani. Ecco, questi progetti hanno poi portato anche a un incontro importantissimo tra Uninski e Dalai Lama, che è fondamentalmente importante per dare credito a questa tecnologia che possa essere una tecnologia che si può sposare con la natura ed è una tecnologia che non è invasiva come tante tecnologie che stiamo usando oggigiorno. Gli obiettivi dello sviluppo di Skyway in Italia sono come per tutti gli altri paesi, li ricordiamo, raccolta fondi da private, aziende, fondi di investimento con il crowd investing, sviluppo di progetti pubblici e privati. Ci stiamo già lavorando con professionisti, ingegneri, architetti e quindi produzione di infrastrutture, edifici per smart city, eco house, punti di snodo, attraverso ovviamente la partnership tra Skyway e aziende che possono dare un valore aggiunto per lo sviluppo di queste infrastrutture. Formazione universitaria e lavoro specializzato. Proprio per la formazione universitaria vi dirò in seguito una notizia molto importante che è proprio capitata qui in Italia. Crowd investing equity, versamento di denaro per finanziare progetti di società in startup, in questo caso è l'Ecotecnopark di Skyway, in cambio di quote partecipative del capitale. In fase 12 il rapporto è di un minimo di 17 quote ad un massimo di 80 per ogni dollaro depositato. Non è un prodotto finanziario, come abbiamo detto prima. Qual è l'opportunità? Che noi, avendo delle quote societarie di Skyway, possiamo avere dei dividendi per la vita, cioè dividendi erogati dall'azienda in proporzione al numero delle azioni possedute e agli utili distribuiti da Skyway nei prossimi decenni. Azioni perché? Perché diventeranno le quote che vengono consegnate e distribuite oggi diventeranno le azioni domani. Quando domani? Molto probabilmente prossimo anno, massimo 2020, ma massimo proprio. Dipende molto da queste fasi di sviluppo. Chiaramente questi passaggi veloci con i contratti con gli Emirati Arabi possono velocizzare il tutto. Considerate che Uninsky in un'intervista qualche mese fa ha ribadito che essendo 15 le fasi del progetto di lancio di tutta la tecnologia per il mondo, siamo in fase 12, alla fine dell'anno si concluderà la fase 15, avremo tutte le carte in regola per cominciare a installare le linee e abbiamo già per l'India 10 progetti definitivi solo da costruire. Si diventa coproprietari di una società globale con il possedimento delle azioni e si fa appunto
appunto parte di questa società più grande al mondo con l'idea di fare questa rete globale con la Transnet. E ovviamente si investe su una proprietà intellettuale, cioè si partecipa allo sviluppo della più alta innovazione tecnologica dopo la scoperta della ruota. Ecco, proprio per quanto riguarda l'università, c'è stato un accordo tra Skyway Technology e l'Università di Minsk per portare avanti collaborazioni di sperimentazioni, di studi su materiali innovativi e proprio in Italia si parla di Skyway in una tesi realizzata dalla signorina Rossella Tamara Halnayar, spero di aver pronunciato bene, che ha intitolato la sua tesi Il degrado ambientale e la mobilità sostenibile, il caso Skyway. Lei ha fatto un'analisi un pochino di tutti i problemi inerenti alla mobilità per quanto riguarda la formazione di operatori turistici. E grazie alla relatrice professoressa Donatella Privitera è riuscita a realizzare questa tesi che consiglio di leggere perché dà un quadro generale importante sulla tematica ambientale legata ai trasporti. Fase 12. La fase 12 è partita da poco, rappresenta una fase molto importante. Chiaramente questa fase 12 ha diverse situazioni. Intanto prevede la distribuzione di 3 miliardi di pseudoazioni o quote societarie con uno sconto compreso tra 1,40 e 1,80 in base a quanto è appunto l'ammontare totale che viene donato. Naturalmente non c'è solo la distribuzione delle quote con raccolta fondi, ma anche il completamento della costruzione dell'ecotecnopark. Cioè, ci sono delle prove di certificazione. C'è la realizzazione del complesso merci per materiale alla rinfusa, liquido sul principio serbatoio, liquido secondo il principio del prodotto gasdotto, cioè diverse modalità di trasporto delle merci e altre tipologie di lavori, manutenzione delle linee del complesso sul principio trasporto speciale, trasmissione di energia elettrica tramite linee elettriche, cablati, pista strutture, trasferimento di informazioni tramite linee di comunicazione. Ecco, quindi riallaccio alla Transnet generalizzata, quindi la Transnet è Internet delle cose, quindi la comunicazione, l'energia, le merci, le cose, i passeggeri, gli animali, tutto sarà trasportato sulla Transnet di Skyway. Bene, in fase 12 abbiamo detto che possiamo partecipare a questa operazione di crowd investing equity a fronte di versamenti di donazioni. Noi abbiamo in cambio delle quote aziendali che di per sé nello stesso momento non hanno un valore spendibile, ma hanno un valore intrinseco che man mano che si aumenta, si sviluppa e si passa dalle fasi 12 alle fase 13 e via dicendo, aumenta di valore e questo potenziale valore sarà spendibile nel momento che ci sarà il lancio e la trasformazione di queste quote in vere e proprie azioni. Da lì sarà a tutti gli effetti un prodotto spendibile e scambiabile in borsa. Ecco, in fase 12 andiamo a vedere quali sono le possibilità che ognuno di noi ha di diversificare. Bene, l'InnoTrans prevede 3 rate da 1000 dollari, una ogni mese, ma uno le può versare anche tutte e tre. Abbiamo per la prima rata previsto uno sconto di 45, significa che per ogni dollaro vengono assegnate 45 quote, quindi per un totale di 45.000 quote. La seconda rata 55.000, la terza 65.000. Se uno continua a versare altre rate da 1000, lo sconto rimane 65 fin tanto che rimaniamo in fase 12, altrimenti cambieranno le condizioni.
Altro pacchetto importante è quello Quick Start, con due mensilità da 300 dollari si ottengono 26. Se uno ovviamente fa le due rate in uno stesso pagamento, se invece le fa singolarmente per ogni mese sono 21.000, quindi c'è un abbuono di 6.000 quote in più se si fa in un'unica soluzione 600 dollari. Poi abbiamo altre tipologie di pacchetti, quindi di donazioni. Perché? Perché ovviamente ognuno di noi ha il suo stato, al suo standard, no? Quindi ognuno di noi può avere uno standard che può essere 100, uno standard che può essere 1000 o 10.000 o 100.000. Ognuno di noi ha il suo standard. Quello che dico io è quello di contribuire al progetto, sicuramente sì, perché ne vale veramente la pena, a conti fatti e ha visto come si sta sviluppando. Tuttavia, vi dico sempre, non mettete quello che vi serve domani, cioè mettete quello che vi permette di diversificare senza andare a intaccare le vostre risorse quotidiane. Abbiamo dei pacchetti da 5.000 dollari, abbiamo ovviamente una distribuzione, si ricevono 300.000 quote, per 10.000 dollari 650.000, per 25.000 dollari 1.675.000, per 50.000 dollari 3 milioni e 500.000 quote. Ovviamente più si sale più è alto è lo sconto. Ci sono anche quelli rateizzati, invece di 5.000 in un'unica soluzione 500 dollari al mese per 10 mesi. Ovviamente avremo un pochino meno, un pochino più basso lo sconto, da 60 a 55, e così via tutti gli altri, da 1.000 al mese, 2.500 al mese, 5.000 al mese. Ecco, questo è un pochino il discorso. Poi ci sono chiaramente anche dei pacchetti più bassi, ma non meno importanti le quote, perché considerate che per 250 dollari, anche rateizzabile a 25 dollari al mese, sono circa 22 euro una pizza al mese, voi totalizzerete 7.750 quote. 7.750 quote al valore nominale di un dollaro quando si uscirà in borsa sono 7.750 dollari. Ecco, questo è un pochino la potenzialità. Non c'è la certezza, non c'è la sicurezza, ma c'è un rischio molto basso per tutta una serie di sviluppi e di pre-contratti che Skyway ha fatto. È fondamentale come si sta muovendo Skyway, perché ha fatto dei pre-contratti importantissimi, e una volta che ci saranno tutte le certificazioni, siamo al 70-80% di tutti questi documenti, la cosa porterà a un'escalation importantissima. Poi ci sono anche la soluzione da 500 dollari per 17.500 quote, 1.000 dollari 40.000 quote, 2.000 dollari 86.000 quote. Considerate che c'è la possibilità, nella fase iniziale dei pagamenti rateizzati, questi sono rateizzati ma si possono pagare anche in un'unica soluzione, avete la possibilità di due scelte: o pagare doppio, pagamento doppio, avete la possibilità di un bonus di quote, altrimenti se ognuno paga singolarmente ogni rata mensile non c'è questo ulteriore bonus. Attenzione, perché se invece, oltre a essere partecipativi al progetto, divulgate e sensibilizzate altre persone, la società vi premia con dei bonus. Questi bonus, se vanno a ricoprire un pacchetto scelto, vi genereranno qualche quota in più. Faccio un esempio: quello da 400 dollari ha un bonus di 17.200. Allora, quello ho detto 4, ho preso quello da 400, quando invece c'è quello da 500. Facciamo quello da 1000. Quello da 1000 dollari avete 55.000 se usate solo bonus, mentre 1000 dollari rateizzato con bonus o senza bonus
avete 40.000, quindi premio nel fatto che se avete del bonus lo usate per contribuire allo sviluppo di Segway Technology. Un aspetto importantissimo è anche quello delle generazioni future. Uniski ha pensato anche alle generazioni future e ha messo due pacchetti per i minorenni, minorenni che diventeranno proprietari alla maggiore età, a meno che non decidiate prima di cambiare, di convertirli, di venderli e via dicendo. Sono molto utili questi, l'ho fatto anch'io per mia figlia. Primo pacchetto che ho fatto è quello proprio per lei, per dare un futuro e una solidità economica alle generazioni future, in questo caso a mia figlia. Sono due pacchetti diversi, uno di 585 dollari per 26.325 quote, uno di 1.350 dollari con 9 mesi di rate, rateizzato a 150 dollari al mese, per 67.500 quote, che non è poco. Qui avete invece una tabella riassuntiva del costo del pacchetto in dollari, lo sconto, le quote nel pacchetto e il costo per una quota, sempre in dollari, e il valore del pacchetto in dollari in ingresso nel mercato, quando ci sarà l'ingresso nel mercato azionario. Quindi io con 15 dollari potenzialmente all'ingresso del mercato io avrò 255 dollari. Oggi il controvalore di una quota in dollari è 0,0588, cioè la pago 0,0588, quindi un poco più di mezzo di 5 millesimi di dollaro. Man mano che aumento il versamento, se per esempio vado a 1000 dollari, ho un valore di costo di quota di 0,0022 e così via, insomma. Bene, una notizia molto importante è questa. Nella fase 12 in contemporanea c'è anche la promozione per i nuovi sostenitori a Skyway. Ecco, i nuovi sostenitori Skyway sono quelli che si registrano per la prima volta. Dal 28 aprile si riceve un 10% in più di quote per qualsiasi pacchetto scelto, se si in quali condizioni. Sono tre le condizioni: registrarsi nell'area personale con l'invito di un amico, scegliere la donazione entro 7 giorni dalla data di registrazione. Questo è fondamentale. Se io mi registro oggi, ho 7 giorni di tempo per scegliere un qualunque pacchetto, e da quel momento lì ho questa possibilità di avere un 10% in più. Se però faccio questa donazione entro 7 giorni, ho questo pacchetto in 10% in più per qualsiasi pacchetto scelto. E ovviamente ce l'ho la condizione rispettata se effettuo ogni versamento mensile prima della scadenza. Quindi con queste tre condizioni soddisfatte ho appunto un 10% del numero di quote del pacchetto selezionato e saranno accreditate nella sezione premium. Naturalmente il 10% tra il numero di base di quote più quote bonus, quindi il numero di quote base più le quote bonus. Quando si versa per altri pacchetti, il bonus viene accreditato immediatamente. Quindi, una volta che avete quello che ho capito io, quindi è una cosa che va comunque verificata bene, ma credo che sia proprio così. Quando si versa per gli altri pacchetti, il bonus viene accreditato immediatamente, mentre per il primo si ha l'accreditamento solo alla fine del versamento di tutto il pacchetto. Ovviamente il periodo di promozione è limitato e la data di fine verrà annunciata in seguito, quindi non aspettate, perché potrebbe avvenire che entro la prossima settimana scade la promozione per i nuovi sostenitori Skyway di un 10% in più. Quindi opzionate il pacchetto che volete, fate un 10% di quote in più e avete la possibilità, finché c'è la promozione, di farlo
anche per altri pacchetti, ma la condizione principale è di registrarsi e di fare la donazione entro 7 giorni dalla data di registrazione. La prima donazione di un pacchetto. Qui vedete invece la stessa tabella di prima, ho aggiunto la promozione, quindi su un pacchetto da 1000 dollari invece di 45.000 dovrebbero essere 45.000 più 4.500, che è proprio il 10% delle quote base più quelle promozionali, perché 45.000 è il totale tra quelle base e quelle promozionali. Qui vedete i certificati che vengono generati, man mano che nelle varie fasi c'è un cambio di certificato fino ad arrivare quello che può essere richiesto in filigrana con l'ologramma, che io non ho ancora tolto l'adesivo di protezione per tenerlo intatto, e al costo di 10 dollari arriva a casa. Qui vedete alcuni esempi invece di certificati di società molto molto famose: Google, Walt Disney, McDonald's, Yahoo, Microsoft, Facebook. Quindi anche loro hanno utilizzato questo sistema, perché ci possono essere persone che dicono: ma cosa sono questi certificati? Semplicemente carta straccia. Invece no, sono già stati utilizzati anche dalle grosse compagnie. Qui invece vedete un esempio di come può essere un'opportunità che viene colta oppure no, a seconda di chi la vuole intendere. Perché ovviamente nel 1998 Sheraton investì 100 dollari sull'idea Google, era semplicemente un'idea. Oggi questa quota è stimata a più di 1 miliardo di dollari. L'incremento in 16 anni di quest'idea Google ha fatto sì che aumento del 5.208% al mese. 10 dollari in 16 anni, valore 100.000 dollari. Considerate che gli economisti stimano l'aumento della quotazione sul mercato borsistico di Skyway del 1000%. Quindi se avete una quota di 1 dollaro, questa può aumentare a un valore di 1000. Quindi fate i vostri conti di quante quote andate a possedere, avete o avete intenzione di possedere. Anche Steve Jobs chiaramente investì sulla sua società. Tra i fondatori c'era anche Ron, che però esitò sul da farsi, perché suo padre gli disse che lascia stare, non andare avanti con questa azienda, questa società. Non andranno da nessuna parte, e gli 800 dollari che mise li ritirò. E quindi dopo 2 settimane ha venduto la sua quota del 10% a 8.800 dollari. Il 10% di Ron oggi però ha un valore circa di 55 miliardi di dollari. Ecco, questo è un pochino il senso. Il concetto è: bene, ho qualcosa lì, me lo posso mettere su questo progetto. Se lo perdo non mi succede niente, ma se va al contrario di quello che potrebbe andare, ho cambiato la mia vita. Questo è un pochino il concetto che voglio portarvi a messaggio di questa sera. Bene, abbiamo concluso per questa sera. Voglio solo enunciarvi, ricordarvi gli eventi che ha presentato Beata, i due eventi importantissimi: l'Eco Festival ad agosto e l'evento internazionale qui in Italia a Peschiera del Garda. Voglio aggiungerne un terzo, che è appunto un evento locale, nazionale e locale, che è stato organizzato dall'ingegnere Angelo Lucenti, che voglio congratularmi con lui per tutto l'impegno che ci sta mettendo, e tutti i suoi sostenitori per Skyway Sicilia, e ha realizzato e ha organizzato questa importante giornata, congresso sulla mobilità sostenibile, Skyway Capital e Chilometri Zero
Zero Energy, che è un'azienda che si occupa di mobilità sostenibile. Questo si terrà il venerdì 18 maggio ai giardini della Contea Modica, Ragusa, in Sicilia. Cambia il mondo di muoverti e ti cambierà la vita. Salva il pianeta. Per informazioni contattate me o contattate Angelo. Adesso nei gruppi metteremo le comunicazioni. Io ho anticipato questa bozza di locandina per dare già informazioni di questa possibilità di partecipazione. Ribadisco, un evento locale, non è un evento internazionale. Fautore Angelo in primis su questa possibilità di fare questo evento, quindi vi annuncio che avremo questo importante incontro, ci potremo conoscere e portare molte persone a conoscenza di Skyway, proprio in Sicilia, dove ci sono degli sviluppi e ci sarebbero tanti altri sviluppi importanti. Bene. Peschiera del Garda, come ho detto, Beata, 9 giugno 2018, cominciate a segnarvi e dare importanza a questa cosa. Dobbiamo essere tante persone, grande partecipazione, così i direttori torneranno anche a un'altra conferenza internazionale che faremo a ottobre nel sud Italia. L'idea è questa, ovviamente. Ecofestival 4 agosto 2018, pagina dove comprare il biglietto è questa qui in alto, http://festival.rsw-systems.com. Qui avrete tutte le informazioni in dettaglio di che cos'è l'Ecofestival e appunto il dettaglio di quali sono le procedure per acquistare il biglietto, ovviamente per quella conferenza dell'Ecofestival proprio il 4 agosto. Ci vuole assolutamente il biglietto, se no non si entra. E se lo prendete adesso, costa $25, il prossimo mese 30, poi 35, poi 100 dollari, costerà $100 sul festival stesso. Cioè, se voi andate là senza biglietto, quel giorno lo pagate $100. Quindi consiglio a tutti di prenderlo subito a $25. Bene, costruisci Skyway, salviamo noi e il pianeta. Mi raccomando, la fase 12 è partita, diamo valore e importanza. Quando voi registrate una persona, hanno la possibilità del 10% in più entro la prima settimana di registrazione. Un saluto a tutti, grazie per il tempo che avete dedicato a questa serata, tantissime informazioni, siamo andati un pochino lunghi, ma sono tante le informazioni, sempre più importante essere presenti in questi webinar. Un saluto e...